Buongiorno e buon caffè. Ho sempre cercato di capire quale fosse la radice, perché c'è sempre una radice, della superiorità antropologica che molti professano, che molti vivono, essendo neanche contenti in qualche modo, senza rendersi conto degli effetti che questo può produrre. E finalmente l'ho trovata. Come spesso capita, non dico sempre, semplicemente per prudenza, come spesso capita, le radici dei mali quotidiani sono molto lontane e addirittura hanno a che fare con le eresie della religione. In questo caso è il pelagianesimo, ma non spaventatevi, non è una parolaccia. Il pelagianesimo è quell'eresia che dice che fondamentalmente basta la volontà dell'uomo per fare il bene, non abbiamo bisogno di nessun aiuto esterno, ce la facciamo noi da soli. E questo cosa comporta se usciamo da un mondo delle eresie ed entriamo nel mondo della quotidianità? Comporta il fatto che coloro che sono convinti di questo, anche senza magari averlo così esplicitato, sono fondamentalmente sostenitori di quel modo di dire: se io voglio, allora posso, e se posso, allora lo faccio. Qual è la conseguenza di questo? Beh, è che se tu non lo fai è perché non lo vuoi, e quindi se non lo vuoi sei cattivo. Se non riesci a fare queste cose è perché sei intimamente cattivo, e quindi io sono superiore a te. Questo vuol dire non comprendere assolutamente la natura umana, che è fatta di debolezza, che è fatta di fragilità, che è fatta di ferite, che è fatta di una vita pregressa che a volte non permette di fare certe cose. Non è vero che io posso fare quello che voglio, ho bisogno di un aiuto, spesso di un aiuto esterno. Quali sono gli altri effetti collaterali di questo pelagianesimo superiorità antropologica? Beh, che alla fine io non amo le persone, cancello la carità, perché fondamentalmente divido il mondo in alcune categorie, e queste categorie sono determinate dal fatto che se tu non vuoi, non puoi, allora non riconosco la tua fragilità, non ti do l'opportunità di cambiare, non ti do l'opportunità di essere aiutato dall'esterno, sei oramai congelato in questo senso di cattiveria, di meschinità, di razzismo, di una serie di fobie che scegliete voi come descrivere, ma fondamentalmente sei una categoria a parte. C'è la categoria dei buoni e la categoria dei cattivi, così immutabili per sempre, senza possibilità di differenziazione, senza possibilità di rimedio, di riscatto, senza possibilità di redenzione. Siamo noi buoni, voi siete i cattivi, punto. E se io sono il buono e tu il cattivo, tutto quello che faccio io è giusto, tutto quello che fai tu è sbagliato. Una tragedia che nasce da una completa ignoranza, completa fraintendimento di quello che è la natura della persona. Buongiorno e buon caffè.